Allora, la domanda più ricorrente che mi fanno i lettori è: perché hai scritto Fai bei soldi? Nel senso, perché hai raccontato una storia così autentica, in modo anche così spudorato, una storia così intima? E la risposta è molto semplice, che volendo dare un messaggio, anzi un massaggio di speranza alle persone, spiegargli che il dolore che incontrano nel corso della vita non è un verdetto inappellabile, non è una sconfitta, ma è invece spesso un'occasione per tirare fuori le cose migliori di noi, che altrimenti resterebbero sopite dentro di noi, non le scopriremmo mai. Ecco, per poter esprimere questo concetto, certamente dovevo raccontare la mia storia, altrimenti sarei sembrato un predicatore che parlava così su cose che non conosceva. Ho voluto prima invece dire cosa avevo vissuto io sulla mia pelle, per rendere credibile e autorevole quello che poi avrei detto alla fine del libro. E questa magia ha funzionato, perché già fin dai primi giorni dopo l'uscita del libro ho cominciato a ricevere tantissime lettere, ormai siamo nell'ordine delle migliaia e migliaia, di persone che mi raccontano la loro storia. È come se, aprendo questo libro, avessero in realtà messo davanti alla faccia uno specchio e avessero ritrovato nel racconto di una storia vera toccata a me, avessero trovato uno spunto per tirar fuori magari la storia che loro hanno dentro e si sono sempre negati di avere e di raccontare. Io ormai ho nei miei cassetti le storie di non solo di orfani come me, ma di orfani di genitori vivi, cioè di persone che per tutta la vita hanno avuto dei rapporti difficili con i genitori, hanno avuto in famiglia un segreto, un mistero nascosto, una storia di cui non si poteva parlare e che però ha toccato e ha sconvolto la vita di tutti i membri della famiglia. E lì mi sono veramente fatto l'idea che questa storia segreta degli italiani, che mi è capitato di collezionare grazie a tutte queste lettere, mi sono reso conto che davvero in tantissime, stare così per dire in tutte le famiglie di questo paese, c'è un non detto, c'è un qualcosa, un trauma che non è mai stato risolto e che ha condizionato in maniera pesante la vita delle persone. Io ricevo lettere che sembrano scritte da adolescenti, tanto sono i temi legati appunto all'astio, al conflitto con i genitori, invece magari le hanno scritte persone di 50-60 anni, che quindi per l'intera vita non hanno mai risolto quel problema che hanno avuto fin dall'infanzia, dall'adolescenza. Ecco, io spero che nel suo piccolo Fai bei soldi spieghi, insegni a queste persone a affrontare la vita, a non rimuovere più i problemi. Io ho scoperto con 40 anni di ritardo come era morta mia madre, ma in realtà il mio subconscio lo sapeva da sempre. Io, tutte le notizie che parlavano di suicidi, eccetera, io sui giornali giravo sempre pagina, eppure non mi fermavo a chiedere il perché girassi sempre pagina. Era una parte di me che cercava disperatamente di risparmiarmi quel dolore, ma non era giusto risparmiarmelo, era giusto invece che io lo affrontassi, perché solo andando incontro alla vita e alle cose che accadono, e anche ai grandi dolori, che si può davvero evolvere, si può davvero crescere, e ripeto, possiamo tirare fuori certe parti di noi che altrimenti non sarebbero venute fuori. Io dico sempre che se un uomo nella sua vita, alla fine della sua vita, è uguale a com'era quando l'ha cominciato, la sua vita non è servita a niente. Il dolore, ahimè, o per fortuna, serve appunto a spronarci, a stimolarci a cambiare, a evolvere, a modificare, a rompere gli schemi che abbiamo adottato dall'infanzia e che rischiano poi in realtà di ripetersi costantemente tutta la vita. Bisogna romperli, bisogna avere il coraggio di andare oltre e, ripeto, nel suo piccolo Fai bei sogni racconta questa storia.